Auto leggendarie, piloti eccezionali e prove insidiose. Questo è il Rally del Ciocco, teatro di lotte serratissime tra uomini e mezzi per decenni. Ha avuto anche l'onore di finire tra le tappe del campionato del mondo. Arrivato alla 44esima edizione, può vantare una storia che nel tempo lo ha consacrato come uno degli appuntamenti più temuti e ammirati in tutto il calendario. Sono moltissime le variabili in questa gara di cui bisogna tener conto per arrivare sani e salvi fino al traguardo. E quest'anno, con il ritorno di tre prove molto impegnative della Garfagnana, abbiamo deciso di chiedere a un esperto quali sono i segreti del successo nella gara di apertura del CIR. Paolo Andreucci non ha bisogno di presentazioni. 11 volte campione italiano rally, ha vinto l'assoluta della gara di casa per 8 volte nella sua carriera, con 4 marchi diversi. È una gara molto interessante, bella, affascinante chiaramente per tutti gli appassionati locali. È un evento che non va perso, al quale tutti siamo attaccati, con dei passaggi bellissimi. Situazioni climatiche molto diverse dall'inverno, da marzo, a trovare situazioni con la neve, a quando si faceva in giugno, con campionissimi come un Cunico con un 112 Abarth che veniva giù come un matto e mi rimase impresso, a Riccardo Trombi che ha fatto veramente ottime cose. Insomma, ricordo che ho debuttato con lui come navigatore, per cui insomma ho ricordi veramente belli. Questa edizione vedrà il ritorno di tre grandi classici: Sasso Rosso, Careggine e Molazzana, prove da pelo sullo stomaco. La prima è quella che prende il nome dal caratteristico borgo a cui passa vicino, Sasso Rosso, uno degli abitati più famosi qui in Garfagnana, che a sua volta prende il nome dal colore della pietra che per anni si è estratta nelle cave qui intorno. Il ritmo è abbastanza simile, diciamo, per l'80% della prova, con la statale del Passo delle Radici che sale su sempre larga, veloce, con anche qui con buone curve in appoggio anche abbastanza lunghe, e poi diciamo c'è lo shock finale della discesa molto molto veloce per un tratto e con tanti tornanti nell'altro, molto spettacolare, insomma i famosi tornanti di Massa Sasso Rosso, dove negli anni passati il pubblico insomma ce n'era sempre tantissimo. È bella, diciamo che la parte finale bisogna fare attenzione, anche se ci sono questi tornanti, ci sono proprio gli ultimi 2 chilometri, che è una strada stretta, veloce, si arriva giù anche a 140-150 km orari, per cui insomma c'è da fare attenzione. Dall'altra parte della valle, vicino alle Alpi Apuane, c'è un'altra prova da non prendere sotto gamba, la Careggine. Circa 15 km che alternano salita e discesa, tratti veloci con punti stretti e lenti. La prova è esposta su versanti diversi e non è difficile trovarsi a fare conti con fondi e temperature diverse. Sappiate poi che questo tratto nel 1992 è stata una delle PS del Sanremo Mondiale. La prova di Careggine è una prova storica del Rally del Ciocco. Abbiamo una salita molto larga, veloce, con degli appoggi, comunque sempre abbastanza tecnica, come sono in generale tutte le prove del Ciocco. Diciamo che il terreno è abbastanza viscido, comunque dicevo larga fino al paese di Careggine, poi c'è l'inversione stretta dentro il paese. Dopo si inizia un tratto un po' più sconnesso e stretto, si scollina e la discesa, anche la prima parte, non è proprio facile perché ci sono anche dei tagli, per cui ecco, si può trovare anche dello sporco,
poi la strada si riallarga nella zona della Croce fino ad arrivare all'abitato di Colle, con la strada che si ritorna ad essere un po' larga. La prova è molto tecnica, per cui bisogna stare attenti anche ai cambi di ritmo. A pochissimi passi da Castelnuovo c'è la Molazzana, una prova che negli anni è spesso partita dal meraviglioso borgo di Cascio e che sale fin verso il comune da cui prende il nome. Di certo uno dei tratti maggiormente apprezzati è questo, l'inversione in corrispondenza del bivio per Molazzana, altro caratteristico comune da aggiungere alla lista dei posti da visitare. Da qua si sale e il percorso, veloce e stretto, rende molto insidiosa questa prova. Ma per quest'anno abbiamo una novità. Quest'anno viene effettuata, diciamo, in senso inverso da quella che era la storica, per cui è un po' una novità, con partenza da Gallicano, anche qui con all'inizio un po' di tornanti e poi dopo a curve, diciamo, abbastanza lente per essere una strada larga. Si entra poi dopo il paese di Molazzana nella strada più stretta e un po' più sconnessa, fino ad arrivare praticamente a Monteperpoli, dove abbiamo dei tratti che possono essere anche sporchi, per cui c'è da fare attenzione. È una prova che richiede molta sensibilità nella parte finale, perché appunto le sconnessioni, i tagli e forse qualche tratto di sporco è un po', diciamo, anomala rispetto al resto della prova. Poi c'è l'inversione di Monteperpoli, dove lì bisogna fare attenzione perché è un'inversione stretta, c'è uno sbalzo di altezza tra la strada che arriva appunto da Molazzana e quella che si rimette nella provinciale di tra Castelnuovo e Gallicano. Però anche questa è una prova molto bella. Vincere Rally del Ciocco bisogna innanzitutto arrivare in fondo, perché è una gara difficile, selettiva. Diciamo che quest'anno è un po' più facile perché mancano un po' di prove che gli anni scorsi avevano fatto selezione, come Tereglio, Renaio, con tanti tagli, con qualche foratura, per cui lì, ecco, ci sono stati un po' di ritiri e comunque la gara si è giocata spesso in queste due prove, soprattutto in quella di Tereglio. Credo che sia veramente che possa venire fuori un bel rally, perché i partecipanti sono di altissimo livello. Noi vediamo, c'è l'intenzione di essere presenti, però dobbiamo vedere anche un po' le condizioni meteo per capire se ci interessa farlo a livello di sviluppo delle gomme, e per cui dovremo decidere proprio gli ultimi giorni. E voi, cosa ne pensate? Qual è la vostra prova preferita tra quelle che si corrono in Garfagnana? Scrivetemelo nei commenti. E non dimenticatevi di condividere il video con i vostri amici. Per saperne di più, vi invito a visitare il sito garfagnanadream.it. Ciao!